Oggi questo momento è particolarmente importante perché oggi presentiamo gli atti della giornata di mitomania, storia di trovate di uomini ed eroi, che avevamo organizzato l'11 aprile del 2019 e che accompagnava appunto la mostra omonima che abbiamo ospitato per un anno all'interno del museo. Gli atti della giornata di studi sono, oltre ad essere a cura della sottoscritta, sono anche dei funzionari archeologi, quindi Lorenzo Mancini, Luca Di Franco, Anna Pozzoni, che non è più con noi, e quindi trasmette i suoi saluti, e poi con la collaborazione della quarta archeologa Sara Airò, che ha partecipato anche agli altri. Quindi abbiamo pensato che dovessimo presentarlo con una presenza importante e prestigiosa, e quindi abbiamo chiesto al professor Dander, che non ha bisogno di presentazione, il professore emerito dell'Università del Salernitana, accademico dei licei, di presentare appunto gli atti. Poi io coglierei appunto l'occasione, abbiamo già concordato con il professore, se avete delle domande, abbiamo la fortuna di avere due tra gli studiosi, quindi che hanno partecipato appunto ai vari contributi, la possibilità appunto di parlare anche dei loro contributi. Abbiamo qui avuto dei colloqui. Questa giornata di studi è stata molto importante perché ha permesso un'evoluzione del dibattito scientifico. Avevamo scelto tre sessioni, poi il professore appunto le illustrerà. La prima, che era la storia di Trovata, il contesto di recupero e dispersione del patrimonio, e che era molto legata poi alla nostra mostra, che abbiamo proprio voluto organizzare nell'anniversario proprio della fondazione del tutela del patrimonio dei carabinieri. E questo è stata una sessione molto importante perché ha permesso in effetti di mettere in luce quanto la perdita del contesto sia per un reperto archeologico sia una perdita irrimediabile, che però grazie soprattutto alla ricerca, all'educazione e alla modernizzazione si possa in qualche modo ricostruire perlomeno il suo contesto storico-culturale grazie a confronti sia con i materiali, soprattutto la ceramica apula, che in fondo era il comune denominatore di questa giornata di studio. E in più, in questa sessione, quello che avevamo voluto focalizzare, che penso fosse importante, ecco perché abbiamo avuto un'adesione nutrita da parte della comunità tarantina, era proprio il tema della legalità che stava alla base di questa in fondo giornata di studi. E quindi come in realtà una cultura della legalità condivisa possa garantire una vera tutela del nostro patrimonio anche a livello internazionale, visto che era interessante perché questa sessione ha riguardato proprio il traffico illecito, soprattutto verso gli Stati Uniti, come del resto i reperti protagonisti di Metamonia provenivano appunto da un recupero dagli Stati Uniti. L'altro era il mito crea cultura e identità, e che ha dato in fondo il titolo a questa giornata di studi, anche alla mostra. E quindi sempre porre l'accento sul fatto che la perdita del contesto potesse essere ricostruita, quindi la storia ritrovata attraverso la ricostruzione di un contesto perlomeno culturale, storico-culturale, e appunto il concetto importante appunto del mito che può ricreare non solo l'identità del passato attraverso l'iconografia, la mitologia, ma anche una coscienza collettiva a cui apparteniamo tutti, quindi la memoria che ci lega al passato. L'altra sessione molto importante, quella di Taranto, capitale culturale del Mediterraneo occidentale fra il IV e il III secolo a.C., peraltro una cronologia importante a cui dedicheremo anche, a cui siete invitati il 23 ottobre, che presenteremo lo studio, il restauro e la valorizzazione del tesoretto di Specchia, che fa parte del medagliere di Taranto, e quindi che coincide proprio con questa cronologia importante. E quindi questo momento importante in cui Taranto è crocevia appunto la cultura greca, la cultura indigena e poi gli importanti collegamenti e relazioni culturali con la penisola balcanica. Quindi dopo questa breve introduzione passerei la parola al professor D'Andrea per la sua presentazione e ti ringrazio veramente di essere qui. Grazie. Buonasera, salve. Ringrazio
docenti e l'equipe del Museo del Marta per questo invito che mi permette di tornare nella mia Tartu tra tante persone amiche. E anche se sono finite le feste dall'ultimo DPCM del governo, ritengo che l'uscita di questo ultimo vada festeggiata. E quindi, anche se il monofobio è più all'interno di ciascuno di noi che all'esterno, festeggiamo l'uscita di questo volume. Ci sono libri che, come le persone, lasciano del tutto indifferenti. Altri mi provocano irritazione, almeno a me succede questo a volte. Questo libro, invece, riesce a coinvolgere, ad emozionare, ed è capace di stimolare il domande. Quindi è una pubblicazione che raggiunge in pieno il suo obiettivo. È realizzato dall'editore D'Angeli con rara qualità dell'impostazione dei testi e delle illustrazioni ed è l'opera dell'impegno costante dei curatori dell'equipe del Marta, Anna Pozzoni, Luca Di Franco e Lorenzo Mancini, i quali, insieme alla direttrice, hanno permesso agli studiosi di avere a disposizione il volume a distanza di un anno dalla mostra. Quindi un bel risultato. E della giornata di studi dal titolo Mitomania, storie ritrovate di uomini e di eroi. Dedicato anche alle ceramiche figurate di produzione del Magno Greco, recuperate da un museo di tutela e restituite allo Stato e giustamente assegnate al Marta. Mostra molto opportuna quella anche per celebrare i 50 anni dell'istituzione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, un esempio vero della eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, e con questo nucleo di tutela ha avuto modo di collaborare, come ho detto anche in una recente videoconferenza proprio qui, per il recupero di opere dal Santuario di Ischia a Lecce, e grazie a questi rapporti con il Comando di Tutela potemmo proprio a Lecce dare la laurea non riscalza al comandante Conforti, che era allora il direttore generale del comando, del numero di tutela. Per questo ritengo opportuno che gli atti si aprano con il primo contributo di due funzionari del MIBACT, non so se sentite, se si sente, Maurizio Pellegrini e Daniela Rizzo, dedicato all'avventuroso recupero di celebri marmi di Ascoli Satriano, con tutte le avventure al Porto Franco di Ginevra, le fotografie che permettono di mostrare come il lavoro dell'archeologo si basi su dei paradigmi indiziali, per citare un'espressione di Ginzburg, orientano nella ricerca e hanno orientato questi due archeologi in modo tale da ottenere il risultato del recupero di questi capolavori che sono adesso al Museo di Ascoli Satriano. Ed è importante quello che emerge dal contributo è che l'attività investigativa si conclude con la restituzione, e questo costituisce un fatto positivo perché allenta anche la domanda del mercato clandestino internazionale. Questo è un fatto. Il volume, dunque, dopo questa parte introduttiva che fa riferimento ai 50 anni dell'istituzione del gruppo di tutela del comando dei carabinieri, si articola nelle tre sezioni, come ha detto la direttrice, sulla storia ritrovata e il mito e la sua interpretazione, e infine Tartu. Sono le tre grandi sezioni dell'opera. Naturalmente infiniti sono i fili che legano fra loro i contributi delle tre sezioni, in cui emerge molto chiaramente la dimensione del collezionismo, che è oggetto di tre interventi. E quello di Luca Di Franco, che è presente tra noi, offre una ricostruzione veramente appassionante dai documenti
archivio delle relazioni che attraverso una figura che anche a me quando ero al liceo aggiunta di fronte mi affascinava, la figura dell'arcivescovo Cancellato, una figura di ecclesiastico antiborbonico aperto ai venti dell'illuminismo e che mettono Taranto in contatto con la grande capitale, non solo mediterranea ma dell'Europa, che era Napoli, e con il grande collezionismo europeo rappresentato da sovrani come Cristiano di Danimarca, Ludwig di Baviera, attenzione, non il Ludwig immortalato da Luchino Visconti, quello innamorato di Wagner, ma quello prima, agli inizi del secolo. Al tema di attualità, pertanto, dell'anfiteatro Tarentino, sarà mai possibile un giorno riportarlo alla luce, distruggendo quell'orribile palazzo del mercato coperto? Si poteva anche il ritrovamento dei ritratti marmorei di Bruso germanico, che adesso furono venduti al re e che provengono dall'anfiteatro, ora al museo di Copenaghen. Come la storia del rilievo, con l'iscrizione falsa di Esculapio Tarentino, famoso per finito al British Museum di Londra, tramite l'ambasciatore William Hamilton, più famoso per aver sposato Emma Hamilton, una donna straordinaria, tipico esempio della cultura libertina del Settecento, amante dell'ammiraglio Nelson e animatrice della vita culturale, non solo culturale, della Napoli allo scorcio del Settecento. A questo proposito ho voluto riportare questo video interessante e per interrompere un po' la mia relazione e per chiedere a Di Franco qualche informazione supplementare su questo rilievo, se è possibile pensare che venga veramente da Taranto o era nel commercio napoletano, che mi pare che da Napoli è partito per Londra. Beh, interesserebbe molto avere questo. Allora, grazie al professore sia del commento al mio articolo sia anche per questo spunto. Sicuramente il rilievo è arrivato da Napoli, quindi faceva parte della collezione trasportata a Napoli, però è molto più probabile che facesse già parte della collezione tarentina, dal momento che appunto ha questa iscrizione molto particolare. Il rilievo sicuramente, magari parlo per l'iscrizione, ma il rilievo in sé per sé sicuramente è un rilievo di produzione greca, della Grecia propria, sicuramente non tarentina, anche perché in marmo. A Taranto sappiamo che ovviamente che Taranto aveva dei rapporti molto proficui con Atene, soprattutto durante il periodo dell'età classica, e questo rilievo si data nel IV secolo, e intorno al museo abbiamo alcuni rilievi funerari di produzione sicuramente ateniese, una stele molto bella, ma anche una stele diciamo di forma rettangolare, sì, ma anche. Questo è proprio importato. Questo è importato sicuramente, sì, sicuramente è importato dalla Grecia, ma è molto probabile che sia stato trovato proprio a Taranto. Ne abbiamo anche un altro di provenienza sconosciuta del museo, quindi comunque diciamo i rilievi ateniesi funerari erano presenti sicuramente a Taranto, o altrimenti, ma più difficile che siano invece della retrospettiva diciamo dell'età romana, no? di mobilia opera portata in Italia dalla Grecia del Credo. Il fatto che sia tarentina sicuramente è la fatta all'iscrizione che è la cosa che più mi ha attratto. Ovviamente la collezione era fatta di centinaia di oggetti, quindi aveva più di 200, erano passati alla collezione di Cristiano Federico. Questo stranamente non è passato alla collezione, anzi nell'inventario non c'è, però sappiamo che fu acquistato da Capecerato, cioè dalla collezione di Capecerato. La cosa particolare appunto è questa iscrizione falsa, con la scritta Esculapio Tarentino, tra l'altro chiama Tarentino proprio, e poi si inventano questo delicante che è Salenius Arcas, che è totalmente inventato, sembra un nome quasi latino, no? Salenius.
tempio di Minerva, il tempio di Eda, il tempio di Cosenza, per esempio, il tempio di Cosenza, ancora rimasto nella tradizione attuale, no? Nelle colonne doriche. Su questo tema ci sarebbe da lavorare anche, perché i falsi epigrafici soprattutto, sì, iniziano nel Salento, nell'ambiente umanistico salentino già nel 500, quindi veramente è un tema che ricostruisce determinate, sì, un tema che andrebbe approfondito, cioè, culturali, sì, andrebbe attualizzato e poi, diciamo, più collegato anche con un tema di iniziazione locale, assolutamente. Sì, sì, sì. E naturalmente non possiamo soffermarci, anche se il suo contributo offre tanti spunti di discussione, però dobbiamo andare avanti. E sempre alla storia del protezionismo si collegano i due interventi relativi al progetto MEMO, la memoria degli oggetti, che è condotto dall'Università di Padova e due archeologhe, Monica Salvadori e la Baggio, presentano la storia del protezionismo della ceramica Aquila figurata nel Veneto. È una storia molto interessante che risale ovviamente all'ambiente dell'Adriatico già nel 500, dal fatto che i mercanti veneziani praticavano tutte le coste adriatiche della Puglia portando questi oggetti. E penso alla mia Lecce in questo periodo, dove a piazza Sant'Oronzo, antica piazza dei mercanti, dove c'è questo straordinario convento del sedile, accanto c'è la cappella dei veneziani con l'unione di San Marco, e attraverso questo filone arrivano degli oggetti, anche degli scavi in tutto il Salento e la Puglia in generale, che poi, in cui molti pezzi sono poi confluiti nella collezione Benavides, che è la collezione è un nucleo originario del Museo Universitario di Padova, che può considerarsi un po' il prototipo dei musei archeologici universitari. La Salvatore ricostruisce le modalità di acquisizione di questi oggetti a partire dai nobili e dai commercianti del Cinquecento sino ai nostri giorni. E naturalmente ci sono delle modalità in cui spiega questa formazione. Io vorrei soffermarmi sulla parte conclusiva, in cui c'è un'analisi sociologica che tende ad evidenziare la funzione positiva del collezionismo nella seconda metà del secolo scorso. E parla proprio di una classe media di collezionisti che formano queste grandi complessi di oggetti antichi, in cui i vasi figurati costituiscono una grande parte, che poi questi donano la loro collezione al pubblico. Naturalmente l'esempio classico è la collezione Chini, che è esposta nel Museo di Bassano del Grappa, in cui il catalogo è veramente un modello proprio di catalogo, è proprio opera del nostro Giuseppe Andreassi, che è stato sovrintendente qui a Taranto, un caro amico. E tuttavia bisogna però osservare che questa visione positiva, insomma, del collezionismo fa riferimento ad una realtà che era quella della competizione a prendere i pezzi più prestigiosi tra i primari del policlinico di Bari, perché negli anni 60-70 i vari primari del policlinico di Bari, tutti i grandi professori policlini, avevano formato delle straordinarie collezioni, non materiali che venivano da scavi clandestini. E i materiali che arrivavano in queste collezioni non è che fossero meno dannosi alla distruzione, per la distruzione dei contesti di quelli che poi andavano all'estero, facevano parte della stessa operazione. Quindi io tenderei a riportare ad una valutazione meno positiva di questo collezionismo, non formale, diciamo, non legale. Monica Baggio utilizza i materiali altri. Per sviluppare il tema delle
oggetto della cosmesi esterminata. E a questa parte produttiva segue un excursus teorico sulla semiologia dei segni che connotano la dimensione femminile di queste immagini, e riprendendo, diciamo, le impostazioni di Jean-Marc Moret sul livello primario denotativo e quello connotativo concettuale, che diventa espressione dei codici in cui viene tradotto il ruolo femminile della società. Ma Monica Baggio fa emergere quella che nel progetto è definito la memoria degli oggetti, ricostruendo questi sistemi di rappresentazione e facendo riferimento all'antropologia culturale. A questo proposito suggerirei di andare oltre e di applicare un approccio come quello dell'antropologo americano di origini indiane Arjun Panurai, il quale parla della biografia degli oggetti, tema ovviamente impossibile da affrontare stasera, ma che vede gli oggetti come protagonista di quella che viene definita la agency, ossia gli oggetti e gli oggetti figurati in particolare come agenti sociali che contribuiscono a mutare i paesaggi nei quali vengono utilizzati. Io penso a questa città delle immagini di Taranto, con la funzione che questi oggetti, queste immagini operano come agenti sociali della trasformazione delle mentalità, dei paesaggi culturali. E quindi è molto interessante questo tema che sta tra la semiologia e l'antropologia culturale che Monica Baggio riesce a fare emergere. E qui conviene aprire un altro tema fondamentale sviluppato negli arti, quello della trasmissione degli stili e delle iconografie all'interno delle officine dei ceramografi italiani. L'Abbaggio affronta il tema del mito di Andromeda, che è qui ricordato in uno dei vasi che è stato acquisito alle collezioni del museo. A proposito della presenza degli oggetti femminili come lo specchio, vedete nella rappresentazione, la timotos e il kathos, oggetti dei riti di passaggio in cui la dimensione nuziale si sposa, è proprio il caso di dirlo, con quella funeraria, no? E questo che Labaggio sottolinea. A questo punto, leggendo il testo, mi sono chiesto perché ella definisca splendido cratere di Capontino l'opera che nel catalogo della mostra viene attribuita alla prima generazione dei vittoriani, facendo riferimento sia al pittore di Sisifo sia al pittore di delle Carnere. E mi sono chiesto perché ha usato questa espressione. E poi ho trovato la risposta, continuando a leggere e approfondire, nel contributo di Martin de Noyers, che pone il problema del significato del contesto nella pratica delle attribuzioni. Questo mondo così avventuroso e pericoloso anche della pratica attribuzionistica. E a un certo momento la De Noyer parla di una ambivalenza stilistica tra Taranto e Metaponto, restando tuttavia ferma ad un approccio comparativo, senza andare oltre. Nel quadro dello studio della ceramografia italiana, devo dire che le straordinarie scoperte del ceramico di Metaponto, con l'officina dei pittori di Trevisa, all'onore della Napates, non hanno minimamente intaccato l'approccio morelliano, puramente attribuzionistico, di marca positivista, che tanti risultati positivi invece ha prodotto nello studio di Arthur de Trendall, che ha scritto queste opere fondamentali sulle ceramiche figurate italiane
pessimismo non è la base riempibile di qualsiasi ricerca, anche se in molte occasioni si è detto che il volume di Brenda deve essere assolutamente superato. Questo però non avviene perché, nonostante queste petizioni di principio, tutti continuano a usarlo tranquillamente e a usare il metodo Moreliano con il volto, gli occhi, le pieghe del panneggio, eccetera, eccetera. E questo mi lascia un po' perplesso. Tra l'altro, devo dire che nel momento in cui feci lo scavo del ceramico su indicazione della Mestreanu, avevo avuto nell'attribuire tanti frammenti, scarti di fornace, dove sostengo nell'attribuire questi materiali proprio lo stesso Brenda, che io ho conosciuto personalmente, che generosamente mi ha assistito in questo lavoro di identificazione dei frammenti della officina, diciamo dei fornaci proprio, dove hanno lavorato il pittore di Dolone, il pittore della Napalte, il pittore di Crenza, che già Brenda l'aveva identificato come tra le prime generazioni dei pittori lucani. E devo dire che devo ricordare anche un'altra persona deliziosa, che è Enrico Guarinelli, che pure è molto amico di Alla Mestreanu, che dall'Università di Firenze era venuto a metà mondo per vedere queste scoperte. E tra l'altro uno degli oggetti più interessanti è la griglia del pittore di Dolone, che presenta tanti difetti, ma il pregio di questo oggetto sta proprio nei difetti che presenta. Tanto è vero che i restauratori sono riusciti a rimontarla, ma è venuta piegata sul lato. E mi ricordo che Barichelli aveva coniato questa espressione: guardi, questa libria stronza, stronza, perché era proprio, sembrava. Nonostante che questo sia uno dei capolavori della ceramografia italiana, con tanti difetti di cultura, ed è questo per questo il pittore da Bologna non è riuscito a metterlo nel mercato, però questo capolavoro del pittore di Bologna è praticamente ignorato da tutti gli studiosi che per ora hanno la necessità di superare il Brenda, ma che proprio seguono quindi sicuramente. Tranquilla della Genovese. E tra l'altro anche la Denaier parla di questa ambivalenza stilistica tra tardo e metamorto. Va bene, però questa non è una grande illusione, perché già Trental lo aveva detto, lo aveva scritto in uno degli addenda alle pitture a figure rosse, alle vasi a figure rosse. Tra l'altro è anche divertente questa l'archeologia anche degli aspetti buffi, e Trendal, identificando questa ambivalenza tra Taranto, tra i pittori apuli dei vasi, i pittori lucani, aveva identificato un'altra figura di pittore che lui definì, secondo me con un sottile umorismo britannico, molto britannico, il Tardol Painter, è una cosa buffissima, perché questo pittore, che è totalmente una invenzione, parteciperebbe sia del pittore di Tarpurre sia del pittore di Dolone, avrebbe condiviso gli studi. Però questo approccio del Brenda continua, diciamo, il Tarpurre, tra l'altro, mi ricorda le compresse contro il mal di testa. Gli studiosi della ceramografia italiana non hanno saputo cogliere questa opportunità, limitandosi a prendere dai frammenti del ceramico quelli che servono a confrontare con i vasi conservati integralmente, senza considerare che il proprio confrontare i frammenti delle officine scarti di fornace con i pezzi interi rinvenuti nelle tombe, e che sarebbe stato molto più utile capire come all'interno delle singole officine si poteva organizzare la produzione utilizzando l'ampio arco delle potenzialità.
potenzialità che la biologia moderna ci mette a disposizione, dalla zoometria anche alle indagini sulle impronte digitali che abbiamo fatto già negli anni 80 e che hanno mostrato la complessità dell'attività all'interno dell'officina del vincolo di Trevisa e Bologna. Tra l'altro va anche inquadrato il fenomeno nei rapporti che esistono nel IV secolo tra Taranto e Metaponto, perché Metaponto gioca sempre un ruolo suo molto particolare all'interno della Lega Italiota e questa ambivalenza va letta anche all'interno del ruolo che Metaponto assume nei riguardi di Taranto e che solo nella seconda metà del IV secolo vengono uniformati, vengono assimilati alla dimensione tarentina della cerografia, soprattutto considerando che nella seconda metà del IV secolo al ceramico di Metaponto c'è un pittore che è il pittore degli inferi, che è Ofera, che è ora di Olimpio come Dai. Allora lì, nella seconda metà del IV secolo, c'è una circolazione più diffusa dei modelli dell'arte tarantina. Ma su questo potremmo continuare a discutere perché veramente è il nucleo centrale delle problematiche poste dall'interpretazione iconografica e dello stile. Su questo penso che c'è ancora molto da fare. Però devo dire che nell'ambito iconografico pregevoli sono gli altri due contributi di Katia Bandino. Katia è una mia allieva, quindi non posso dire male di lei. Tutto quello che scrive è perfetto, anche per la capacità di analisi che ha, l'onestà intellettuale, è bellissimo. Anche Federica Giacobbeto fa un bellissimo intervento, però di Katia Bandino ho apprezzato molto la sua lettura del cratere del pittore Viot che tradizionalmente era stato attribuito all'episodio dell'agguato di Achille a Troia e che lei invece ha riportato in una dimensione più tranquilla. Come? Ci segue da distanza, quindi se possiamo aumentare il volume. Sì. E purtroppo questa mascherina mia. In questo cratere bellissimo che avete adesso al Museo di Taranto c'è questa scena di agguato, ma è veramente un agguato come Katia Bandino mette in evidenza. E Katia Bandino dimostra che non si tratta certamente dell'agguato di Achille a Troia. Nella scena non c'è niente di questo senso di sospensione, di tensione che c'è nelle altre rappresentazioni. Lei parla di una scena di esercitazione militare o di forme ritualizzate di combattimento, ma quello che secondo me va messo in evidenza in questo, piuttosto che andare alla ricerca del mito che sta dietro e vedere un po' la rappresentazione all'interno di un sistema di immagini in cui gioca soprattutto l'elemento drammatico è quello dell'opposizione tra il cavaliere infante, tra la figura di Lire Barbata e il giovane Imberbe, in cui c'è anche una dimensione erotica, se vogliamo, e anche il quadro è qualcosa che si può interpretare. Qui mi viene in mente quello che tanti anni fa aveva scritto Umberto Eco su un'opera aperta, per evitare l'accanimento interpretativo per opere in cui la polivalenza dei codici figurativi permette di giungere a interpretazioni e letture diverse tra di loro. E il discorso delle immagini ha una sua autonomia
che non necessariamente deve fare ricorso a quello che noi sappiamo dei miti o delle tradizioni letterarie. E sull'ambiguità dell'immagine si lega al discorso di Ludovico Rebaudo, in cui si misura tutta la distanza che ci separa dall'archeologia filologica degli inizi del secolo scorso e dal famoso libro di Séchamp, che ha un titolo significativo, Motivi sulla tragedia greca dal Seraton a Vecchia Seraton, in cui tutte le immagini della ceramica dovevano essere interpretate con la chiave della letteratura greca e del teatro greco. E era questa l'unica chiave di lettura. Mi sembra che anche nel contributo di Luigi Todisco ci sia questa tendenza. Impostazione della quale hanno fatto giustizia le prospettive della semiologia, che da Claude Berard a Jean-Marc Mouret, alla scuola svizzera negli anni 70-80, hanno cercato di riscattare l'autonomia del discorso figurativo da qualsiasi procedimento meccanico di trasmissione degli schemi. C'era Claude Berard che usava questa bellissima espressione, le vase à voir, no? Cioè, giocando sul doppio senso dei vasi da bere, dei vasi da voir, ed era un vasi da voir, cioè vasi da vedere. L'immagine conduce l'intervento di colui che cerca di capirli. Con un approccio che Rebaudo mutua dall'insegnamento di Salvatore Sentis, parte dalle raffigurazioni di Medea, e su questo anche sarebbe utile avere le immagini, però, e si interroga sulle modalità della trasmissione, che il tema centrale è questo: come l'immagine viene trasmessa all'interno delle varie officine, dei vari gruppi di artisti. E lui parla di questo fenomeno con una espressione bella di carsismo figurativo, in cui alcuni schemi riemergono, sono presenti, ma riemergono nella produzione artistica greco-romana anche a distanza di secoli. Egli critica l'uso del termine prototipo, che invece usiamo largamente da tutti quanti, per indicare la fonte iconografica, la fonte da cui derivano le immagini. È un termine che lui giustamente identifica con l'evoluzionismo darwiniano, in cui le trasformazioni avvengono per contatti o per mancati contatti tra gli individui. Di fronte ad una semplificazione della realtà, egli propone, che insomma su questo c'è da riflettere, il paradigma genetico, prendendo spunto dalla genetica sperimentale, in cui la trasmissione di determinati caratteri avviene in forme coperte, e fa questa distinzione tra fenotipi, quelli che appaiono e che sono influenzati dai fattori ambientali, e dai genotipi, che sono quelli nascosti, coperti, dei geni, che egli identifica come iconogrammi, che sono queste forme nascoste che permettono all'immagine di sopravvivere nel patrimonio genetico di una comunità attraverso veicoli diversi, che non sono quelli soltanto quelli della tradizione letteraria, ma attraverso la tradizione orale, poesia, spettacolo, insomma, attraverso un mondo in cui, riprendendo l'impostazione di Appadurai, gli oggetti, le immagini sono agenti di trasformazioni del paesaggio culturale. I vari figli in cui si è dipanato il discorso vanno a costruire a Taranto, dove fiorivano le officine che hanno prodotto tanti capolavori della ceramica. E qui c'è una parte storica molto bella che io consiglio di leggere, fatta da Florio Frisone, che mette in evidenza il rapporto tra la politica, tra la filosofia politica di Archita, i circoli pitagorici e lo sviluppo economico di Taranto sotto Archita, nel IV secolo, in cui Taranto è veramente capitale del Mediterraneo. E dopo questa introduzione di carattere storico, che è difficile da riassumere perché sono tanti gli spunti, c'è il saggio di Angela Contradonolfo,
che insiste giustamente su un tema che lei ha proposto in varie occasioni, è il tema della cultura fiorentina, e in cui riferisce, e io sono del tutto d'accordo con lei, la datazione al IV secolo del suo sviluppo maggiore rispetto ad una tendenza diffusa a fare scivolare le cronologie di Taranto dell'arte fiorentina molto in basso. E ella evidenzia giustamente le strette connessioni con il mondo macedone attraverso i riferimenti ai grandi allestimenti pittorici dei palazzi di Pella e di Vergina, e qui vedo che Lorenzo Mancini dove, lui ha proprio un panciano verso questo mondo. Questi elementi che sono riflessi nella pittura fiorentina e d'Aquila, e ora anche in una scoperta straordinaria che avrebbe più, sulla quale avrebbe fatto una riflessione maggiore, quella del Basilio, che finalmente è stato identificato ad Oia, il palazzo, con il celebre mosaico a ciottoli, Cisermosaiker, con il leone che azzanna a cercare, ed è un mosaico fatto con i ciottoli non pugliesi, ma che sono importati da, io penso, dalla Macedonia. Quindi, certamente le relazioni tra Macedonia e Epiro, che poi si verificano in tutti gli eventi storici di Taranto tra il IV e il III secolo, che animano la vita politica militare della città. Alla ceramica, come riflesso di un ampio patrimonio figurativo presente a Taranto, dedica il suo saggio Luigi Todisco, e noi Luigi Todisco abbiamo questi tre volumi, no, monumentali, con diciamo i titoli del 30, cioè è un ampliamento della potenza di fuoco che ha 30, e lì si interroga sulle modalità con cui gli artigiani acquisivano un tale complesso patrimonio iconografico, e lui usa questa espressione felice in cui dice che i ceramisti, i ceramografi, acquistano conoscenza ascoltando, guardando, probabilmente leggendo. Sembra in sintonia con la teoria dei genotipi di Lepardo, ma emerge anche in questo testo un ritorno a Sechon e al rapporto forte fra testo letterario e produzione delle immagini, che fa riferimento continuamente ai testi teatrali, che pure sono tra gli agenti di questa trasformazione delle iconografie. Bisogna però considerare che Taranto nel IV secolo doveva essere uno dei luoghi di maggiore fioritura della pittura, non solo sui vasi, noi ci fermiamo tanto sui vasi, ma i vasi e i vasi dipinti, pur di altissimo livello, rappresentano soltanto una delle manifestazioni, ma la grande cultura di Taranto era sul cavalletto e nelle megalografie che ornavano i grandi edifici della città, in cui potevano dispiegarsi complesse narrazioni in modo simile. Io penso che Taranto aveva queste officine di artisti, di pittori, in modo simile a quello che avveniva a Firenze e nelle città del Rinascimento italiano. È come se noi ricostruissimo la grande pittura del Rinascimento italiano del 400 sulle maioliche cinquecentesche e quattrocentesche. In Magna Grecia operavano pittori famosi, con il calico di Zeuschi, con il celebre quadro di Elena, che era famoso nell'antichità, come oggi la Gioconda di Leonardo, perché tanti scrittori hanno scritto di questo capolavoro. Come ad Atene nulla si è conservato della grande pittura, così a Taranto. E da Taranto le arti figurative si diffusero nei territori circostanti, come emerge nel saggio di Lorenzo Mancini, che valorizza un monumento funerario che è qui nel museo, e che, sebbene rinvenuto nell'Ottocento, era rimasto in epoca. Quindi io, essendo anche un cultore della cultura
pubblicato, è pubblicato con la capacità e l'acutezza che Lorenzo Mancini riesce ad esprimere. E il confronto fondamentale con il cratere del pittore di Sarpedonte, che si trova nel museo, che permette di riconoscere un monumento funerario tipicamente tarentino e di interpretare le figure dei combattenti sui quattro lati del basamento. Ecco, questo è il bellissimo basamento di Ugento. Come giochi funerari in onore del defunto. In uno, vedete in questo, in basso a sinistra, ci sono proprio gli accumatai che nell'atto di compiere queste acrobazie a cavallo. Quindi Mancini propone di leggere in questa direzione i giochi funerari. Bisogna dire che questo basamento si trovava in una zona di Ugento, nella parte alta, quella che possiamo definire la Pelagoni, al centro dell'abitato. Come il museo dei Cariati di Basta, che si trova proprio sulla cronaca, sulla cronaca per si fa per dire, nella parte più alta, e anche il museo Barbieri di Lecce, che si trova all'interno, si trova in una metropoli lontana. La circolazione degli scultori tarentini nel mondo messapico è un tema che trova ora un solido appiglio nei ritrovamenti degli Atenaio di Castro, Atenaio che è controllato dalle aristocrazie messapiche, ma che è popolato dagli artigiani tarentini, e dove realizzano le sculture per il tempo, la statua colossale di Atena Iliaca, i barocchi, girali, floreali. A proposito di questo, volevo chiedere a Lorenzo cosa pensa di questa modalità della trasmissione di schemi, di questi schemi di combattenti tarentini nel mondo indigeno del Salento, e soprattutto in riferimento nel volume di Todisco, nel volume del Luce, la Microforos del gruppo Verrese, che riproduce esattamente il monumento di Via Umbria con le membra con i trigrifi, un monumento che giustamente ricordiamo una datazione molto bassa. È curioso che proprio queste cose bellissime vengono fatte nel momento in cui Taranto sta in piena potenza rispetto a quello che era nel IV secolo, quando venivano prodotti questi capolavori. Quello che volevo chiedere a Mancini è: queste fantasiose architetture che vengono rappresentate nei vasi alti, nei vasi tarentini, fanno riferimento a architetture di fantasia? O cosa pensa lui di questo? Oppure non riconosce a reali monumenti che erano presenti a Taranto, nella nostra città? E questo è un riferimento anche a un monumento funerario. Sì, la ringrazio molto, professore, per il commento e la domanda. E devo dire che quest'idea della presenza nella cerografia italiota, in particolare Apula, di riferimenti puntuali al paesaggio architettonico di fatto di Taranto e dei centri della Magna Grecia, è un tema, come sappiamo, molto dibattuto in letteratura, soprattutto in relazione ai Maiestoi, anche per questa apparente discrepanza che a livello cronologico, e sottolineo apparente perché sul problema delle cronologie ancora c'è molto da lavorare sicuramente, tra la comparsa di queste immagini sui vasi auguri, probabilmente già nel primo quarto del IV secolo a.C., e la reale diffusione dei monumenti nelle necropoli della città. Ora, una parte della letteratura si è orientata nel senso di distinguere nettamente questi due media, diciamo, espressivi, e considerare quindi le rappresentazioni sui vasi delle fantasie pittoriche, appunto dei ceramografi, più condizionate da modelli provenienti dall'esterno, pensiamo al mondo attico, soprattutto quello fondamentale nell'evoluzione poi di molte tipologie di monumenti funerari che troviamo anche a Taranto, piuttosto
spiegare come un riferimento reale ad una cultura visiva, ad un'esperienza anche visiva che questi ceramografi avevano. Io penso che il caso della base di Gento, riprodotta quasi puntualmente come tipologia di monumento in questo cratere a Campana nel pittore di Salpedonte, prodotto a Taranto e rinvenuto nell'area dell'arsenale militare, sia abbastanza indicativo di come dobbiamo cominciare probabilmente a ripensare questo rapporto tra ceramografia e architettura. Un altro caso eclatante viene proprio dagli scavi di Castor, direi che lo avete brillantemente sottolineato, cioè questo tetragrifo rinvenuto appunto attribuito appunto al santuario di Diatena Castor, che trova un confronto puntuale su un vaso, proprio la necanfora, se non sbaglio, omonima del pittore di Cassandra, dove questa tipologia molto rara di frontone, che ha radici molto forti nell'ambito della cultura architettonica manigreca, quindi rientra probabilmente occidentale, in Grecia perché c'è proprio non esiste. E questa direi che è proprio il trovarlo su due monumenti, che sono di fatto due unica, ed è anche il caso di questa base di una stele o di una colonna che si inserisce in un tipo di monumento che si chiama Vitibion, cioè questa base gradinata sormontata appunto da un pilastro, da una colonna, però l'aggiunta della componente figurata è unicum. Quindi il fatto che lo troviamo sia nella raffigurazione pittorica, sia nella reale scultura appunto di un centro della Messapia, è indice del fatto che all'origine di queste raffigurazioni, secondo me, c'è un'esperienza reale dei ceramografi. Quindi direi che in questa città delle immagini ci sono senza dubbio il teatro, il mito, la letteratura che influiscono appunto sull'esperienza delle botteghe, sulla cultura visiva dei ceramografi, ma c'è anche un'esperienza quotidiana fatta appunto di una vita vissuta all'interno di questi centri, e anche appunto l'architettura gioca evidentemente un ruolo nel creare, nel determinare, diciamo, l'immaginario di questi pittori. Certo, dobbiamo pensare anche nella prospettiva di una ricostruzione dell'ambiente figurativo, non solo sul tentativo di estrarre da ogni immagine ipotetiche interpretazioni, ma di ricostruire attraverso i documenti che la ceramografia tarantina ci offre questo ambiente, l'ambiente di architetture, di immagini, di megalografie, un ambiente pittorico e architettonico che ancora non è stato sufficientemente utilizzato per studiando queste straordinarie immagini di Taranto. E quindi c'è ancora molto da fare, voi siete giovani, quindi sarete ancora da lavorare. E concluderei, sempre pensando a Taranto, con questo libro che si intitola Céramique de Grande Grèce, la collezione dei fragmenti. E io volevo sottolineare anche un altro aspetto, visto che abbiamo parlato di scavi clandestini, di recupero di scavi clandestini. A Ginevra, negli anni 90, è stata organizzata questa mostra della collezione di Herbert Kahn, il quale proprio si dedica alla raccolta dei frammenti di ceramica apula. Anche questo è un'operazione molto pericolosa, perché se per i vasi interi che costituiscono l'oggetto del mercato clandestino basta distruggere una necropoli, per raccogliere i frammenti, per comprare questi frammenti, devi intaccare gli abitati, i santuari, come è stato fatto per il santuario del timpone della Motta, con questi straordinari oggetti arcaici che sono finiti metà a Berna e metà a Ghetti, tanto per cambiare, con Bouchanger, sono finiti a Ghetti Museum, e che
È stato possibile recuperare, ma è possibile che in Italia si debba fare questo lavoro pazzesco? Recuperare perché alcuni frammenti del Getty attaccano quei frammenti che hanno trovato sul pintore della morte. E solo questo ha permesso che questi materiali venissero restituiti. Sono frammenti che Herbert Kahn proprio teorizza la ricerca. Teorizza la ricerca dei frammenti perché alcuni frammenti sono ancora più belli del vaso intero. E questa mostra di Ginevra, secondo me, è una mostra molto pericolosa sulla quale dovremmo anche cercare di accendere un faro, perché molti di questi frammenti magari partono dai depositi dei nostri musei e chissà dove vanno a finire. E questo è un bellissimo esempio del pittore di Dario, che ci fa veramente pensare a quelle che erano le megalografie con Daedalo. C'è pure scritto Daedalo, che è stato Marco Schmidt, aveva pensato che ci fosse una tragedia di Euripide, dei cretesi, in cui si parla proprio della storia di Daedalo. Ma voi pensate, questa sembra arte del Rinascimento, tale è la complessità. E pensate che nei monumenti tarentini c'era questo alla metà del IV secolo a.C., come questi frammenti meravigliosi, Mansia, attribuiti ai vari, come questo, la parte superiore, questa la parte inferiore che fine ha fatto, con i proci che vengono uccisi da Ulisse, bellissimo, con la coppia del giovane e dell'anziano, sorpresi al banchetto da Ulisse e da Telemaco. Queste bellissime furie, questa splendida immagine di Eos che rapisce Kefalos, e questo capolavoro assoluto del pittore della Furia Nera, un altro pittore, questo sì, tarentino straordinario, che avrebbe capito di più, con Elettra che taglia la sua chioma sulla tomba di Agamennone, e Oreste, c'è l'incontro da Oreste. Quindi immaginate questi vasi, queste piccole, sono un pallido riflesso di quelle che erano le culture di Italia. E forse un tentativo di ricostruire queste megalografie andrebbe fatto. Guardate questo frammento straordinario, guardate Europa sul toro, che viene da dire, che cerca di trattenere con i denti il mantello di Matron che svolazza. Portato via dal vento, una cosa. E questo per il teatro, che pure nel IV secolo ci sembra il famoso Barberini di Monaco. Insomma, ci sono delle anticipazioni straordinarie in tutta questa arte tarentina che anche soltanto dai frammenti rivela la sua grande potenzialità per farci capire tanto come grande metropoli dell'arte mediterranea. E per questo. Per queste novità che la pubblicazione del volume di Mitomania ci ha offerto, io colgo l'occasione per ringraziare il Marta, la direttrice, l'equipe del Marta, per il lavoro che fanno e che hanno fatto con la pubblicazione del volume e che mi auguro continueranno a sviluppare, ma sono certo perché so, ci sono state delle spie che mi hanno detto che ci sono altri programmi molto belli in corso, quindi vi auguro veramente il massimo del successo perché la nostra Taranto che ha tante potenzialità le possa sviluppare in pieno. Grazie. Mi chiedo in questo progetto
sentiamo qui che mi chiedo proprio una grande assente, forse. La statua della Dea Nicoro, originale, che è l'oggetto trafugato per eccellenza, ormai sono passati più di 100 anni, è Vittorio Del Piano, un operatore culturale, un docente dell'Accademia delle Arti, ha dedicato i suoi ultimi 20 anni di vita a scrivere lettere al Presidente della Repubblica, ai vari ministri della cultura, richiedendo la restituzione. Mi ricollego al discorso affascinante, all'analisi che il professore ha citato, fatto in questo punto, se non erro, da Monica Baggio, sull'analisi, sulle esatto, sulle opere d'arte, se ho ben capito, come modificatori della coscienza collettiva inseriti nel tessuto ambientale che mi ha trovato. Mi chiedo per i tarantini e per tutti i visitatori, per tutti i fruitori della cultura antica, quale possa essere l'approccio emotivo ad una coppia oppure all'originale di questa statua? Concedetemi la citazione, visto che lo stesso Vittorio Del Piano chiese se noi fossimo la coppia della Magna Grecia oppure l'originale. Ma io penso che forse la direttrice... Ma io dico soltanto a chi ci sente, perché non la sente, qui la domanda è l'assenza della serenità in originale, ma perché vi sia una riproduzione all'interno di... No, la domanda è, visto che c'è la riproduzione, sarebbe bello, non sembra interessante per il mondo scientifico pensare, come sono stati restituiti tanti oggetti, regioni di Tarantini, tentare ancora la strada della restituzione di questo genere. Allora, lascio passare il professore poi, quindi tentare la restituzione della Dea Nicoro dall'Artes Museum. Posso aggiungere? Sì. A proposito, allora, abbiamo un documento di Vittorio Del Piano, viene intervistato e gli chiedono, ma non si può accontentare di una copia della Persevone Gaia? E Vittorio cosa risponde? Dico Vittorio perché è stato un amico mio. E risponde, ma noi che siamo la copia della Magna Grecia? Cioè, capite? Sì, è chiaro, il problema è chiaro. Io la mia idea che rispetto a tutte le opere d'arte diffuse in tutto il mondo, le quali anche possono venire da tanto, bisogna anche storicizzare i vari fenomeni. Io ho lavorato per tanti anni in Turchia come direttore della missione di Hierapolis e in tutte le riunioni che si fanno anche in pubblico, i turchi rivendicano la restituzione della giornata di Pergamo. Secondo me bisogna distinguere, gli oggetti frutto degli scavi clandestini che hanno funestato il nostro paese e che ancora in parte continuano a funestare nella seconda metà del secolo scorso, da quello che accade prima. Quello che accade prima va gestito non attraverso l'approccio olistico, tanto che è il termine che io odio, ma attraverso la comprensione di quello che è successo nei vari periodi della storia. È chiaro che l'altare di Pergamo, che si trova felicemente nel Pergamo Museum di Berlino, il Partenone, i rilievi di mano del Partenone sono stati acquisiti in momenti completamente diversi e quindi bisogna cercare di storicizzare il tema, di là affrontarlo tutto quanto con lo stesso strumento interpretativo. Per cui il tema della statua della Dea di Taranto è un tema che va, diciamo, distinto e va elaborato in modo diverso da quello che invece noi dobbiamo fare assolutamente con quello che è successo negli ultimi decenni e che il comando dei carabinieri meritoriamente ci ha permesso di recuperare. Aprire il dossier
la storia degli scavi dall'Ottocento ai nostri giorni, alla guerra mondiale, significherebbe entrare in un ginepraio dal quale non usciremo mai. I tedeschi hanno fatto una mostra, cioè hanno progettato una mostra che poi non si è mai fatta, dal titolo Grosse Spiel, il grande gioco, in cui l'archeologia giocava un ruolo importante a livello economico, questo prima della seconda guerra mondiale, soprattutto tra 800 e 900, e in cui c'erano elementi economici, politici, strategici che, diciamo, certamente hanno condizionato questo viaggio di opere d'arte in tutta Europa. Su questo io non ho, diciamo, un'idea particolare sulla restituzione, però devo dire che sono contento quando vado al British a vedere nella sala del British radunate le sculture del Partenone, che non so che fine avrebbero fatto se non le avesse recuperate. E così come sono contento di andare al Bergamo Museum, perché mi dicano i miei amici turchi. Questo è, però veramente vi chiedo di distinguere, non fare tutta un'erba un fascio, di distinguere varie cose. L'operazione che è stata fatta con un produttore è assolutamente sacrosanta, non c'è dubbio, perché sono stati clandestini degli ultimi tempi nati proprio come attività illegale, in cui c'è il tema della legalità, c'è il tema della malavita, della mafia, eccetera, eccetera. E quindi sono un discorso a sé stante, che non dobbiamo commettere l'errore di mescolare con altre cose che sono profondamente diverse. Ma io concordo, quindi mi associo a quello a quanto detto dal professore. Poi c'è anche un problema giuridico, per cui il diritto, anche la normativa europea comunque stabilisce un tempo, quindi siamo oltre 70 anni concessi dalla legge, quindi si può recuperare ciò che è stato sottratto entro i 70 anni, quindi c'è anche un diritto europeo e internazionale che comunque. Poi quell'atto di compravendita è stato dichiarato legittimo, quindi da un punto di vista proprio giurisprudenziale del diritto internazionale. Quindi io ritengo che sarebbe impossibile recuperarlo. Poi è vero che ciò che è stato fatto prima del dopoguerra è diverso, peraltro non viene nemmeno la legge della tutela dei beni culturali, quindi che è successiva. Quindi anche da un punto di vista legislativo italiano non c'era quella percezione, quindi anche se è importante legare veramente il reperto e gli oggetti al proprio contesto, però fare dei distinguo, insomma. Allora, nemmeno anche il Museo di Taranto, no? Anche il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, se leggiamo tutto con questa logica, dovrebbe separarsi da non pochi reperti, insomma. Questo è il Museo Archeologico della Puglia, quindi poi ci sono, come ha detto il professore, anche insomma, il reperto comunque deve essere assicurata tutte le condizioni, insomma, di tutela, conservazione preventiva, sicurezza, insomma, quante strutture possono garantire questo. Spesso è annosa anche la questione, no? Che abbiamo spesso dagli enti territoriali che noi conosciamo, cioè questo desiderio di riportare spesso i reperti di questo museo in ogni piccolo comune, insomma, non credo che. Secondo me è proprio meglio una progettazione scientifica che possa legare il museo al territorio. Se andiamo a Ugento, sentirete veramente. Oppure Canosa, soprattutto Canosa ultimamente. Canosa. Insomma, io direi che abbiamo tante potenzialità ancora, cioè, abbiamo tante energie intellettuali valide che dobbiamo utilizzare. Obiettivi praticabili, giusti e che effettivamente portano dei risultati, senza imbarcarci in imprese che ci faranno perdere soltanto tanto tempo e tante energie. Sapete, scusi un attimo. Signore, prego. Sono entusiasta, sono entusiastissimo.
dedicato ai lavori che hanno permesso non solo il recupero, ma anche gli studi che sono, restano sempre infiniti. Gli studi. Ora, siccome sembra che Taranto possa aprire gli occhi per quanto riguarda sia il proprio passato che il proprio ruolo nel Mediterraneo, e non voglio strumentalizzare il riferimento che questa Taranto tanto sapientemente ha cercato di inserire. Ci compiacciamo del recupero dei reperti e la soddisfazione degli studi che vanno proseguiti. Non è il caso anche per Taranto che venga recuperato il famoso anfiteatro, che sembra che sia una questione del tutto accantonata o forse considerata improponibile. Allora, intanto la domanda, perché ci sta seguendo in diretta su Facebook, altrimenti non la sentiamo. Quindi è stata fatta una domanda sul recupero dell'anfiteatro, noi parlavamo del recupero di reperti mobili, quindi a questo punto l'importanza è di recuperare reperti immobili. Ah, devo rispondere io? Ah, se avessi il potere a Taranto, demolirei il mercato coperto e fare degli scambi sistematici per portare alla legge. Però visto che non ho questo potere, mi accontento di andare al anfiteatro venerdì santo per assistere alla processione dei misteri. Più di questo non posso fare. Perché è uno spiazzo ampio. Lo so benissimo. Però ecco, su questo i tarentini potrebbero aprire un dibattito generale sulla possibilità che di questo monumento, che secondo me si conserva ancora bene nel sottosuolo, si possa arrivare a una valorizzazione, ad un parco archeologico dell'anfiteatro in una zona nodale della città purtroppo devastata dalla costruzione non sono adeguata, quindi potrebbe essere. Però naturalmente qui ci vuole una volontà politica. Secondo me non è un obiettivo totalmente folle, ma si potrebbe realizzare. Sì, volevo, stavo pensando che gli artisti hanno qualcosa in più perché superano le situazioni giuridiche, le superano. Perché? Perché Vittorio Del Piano ha impiegato 20 anni per cercare, mandava naturalmente lettere al capo del governo, per 20 anni c'ha lavorato. E cosa è venuto? Perché hanno qualcosa in più? Perché è riuscito in 20 anni a mettere fuori il discorso della Persefone Gaia, non l'avrebbe fatto nessuno. Poi non si può recuperare, però intanto è venuto fuori, intanto almeno ci hanno dato una copia, perché se Vittorio Del Piano avesse fatto questa battaglia per 20 anni non avremmo avuto neanche una copia. Ecco. Grazie. Prima il dottor Sancinelli, poi professoressa. Sì. Mi è consentita una domanda o un'osservazione. E mi è rilanciato il discorso di istituzione, reperti, eccetera, per portare un esempio molto sintomatico. Noi sappiamo bene tutta la battaglia che il governo greco con la mitica ministra Elena Mercoli fece per cercare di ottenere i vari Yemen, non è riuscita, ma negli ultimi 10 anni il governo greco ha fatto un'altra operazione, ha costruito un museo meraviglioso nel quale hanno esposto i carichi e gli originali in una maniera fantastica, in modo che siano leggibili in maniera chiarissima, con aggancio immediato al Partenone. E se mi permettete un commento molto di sangue, hanno dato un cerfone a chi ha fatto l'esposizione del Critici, dove gli eventi sono esposti in maniera discutibile, scapoteogenico, in modo che siano messi dentro il tempio e non fuori. I greci hanno trovato un'altra soluzione. Quando hanno capito che i mani non li avrebbero mai avuti, con esperienza, conoscenza, scientificità, tecnologia, hanno costruito un suo
lascia senza piano. Quindi cogliamo l'assenso di altre risposte a questi problemi. Ci sono veramente altre possibilità. Se non possiamo ottenere la statua, noi diamo una lezione, la spiegheremo meglio di quello che spiegano noi, diciamo. Professore Saloretti? Non so se si sente. Sì, sì, dai, no, una domanda riferimento al dottor Mancini, più che altro per capire se ho capito bene, cioè questa pittura delle icone architettoniche, delle architetture, che probabilmente sta portando, questa pittura è dovuta alla fantasia degli artisti, degli artigiani, o alla chiave, diciamo, di presenza, perché io ricordo appunto delle letture del tempo passato, quindi non vorrei essere precisa, però quando traducevo Gian Giorgine, a proposito della guerra antonica, Gian Giorgine saccheggia a piene mani Polibio, e Polibio parla proprio di naiscoli che si trovavano nella necropoli. E Polibio, diciamo che fa un tipo di storiografia autortica, quindi, o comunque di quello che ha sentito, quindi ancora nel terzo secolo, Polibio 200-120 non vive, Polibio ancora nel terzo secolo sentiva parlare o vedeva questi naiscoli. Quelli di cui parlava Lenz, che venivano al periodo immediatamente precedente, se ho capito bene, quelle pitture. Allora, le mie cose non c'è più bene. Sì, dunque la professoressa Paletti appunto chiedeva una precisa azione in merito al rapporto tra le raffigurazioni di monumenti che troviamo nell'ambito della cerografia aquila e appunto i monumenti reali, cioè se fossero invenzioni dei pittori o se avessero un'attinenza immediata, reale, con i monumenti presenti effettivamente nelle necropoli. Io credo che ovviamente il problema della cultura visiva che si traduce nelle immagini che troviamo sui vasi è un problema estremamente complesso. Si tratta senza dubbio di una cultura composita, pluristratificata, in cui dobbiamo distinguere con molta cautela i singoli spunti, i singoli apporti che vengono sempre rielaborati attraverso una memoria, una cultura visiva e attraverso le convenzioni del mezzo espressivo che si utilizza e ovviamente anche le tradizioni artigianali che influiscono sul modo di tradurre in raffigurazione un'idea. Però io credo che un rapporto reale esista, questo è indubbio, lo dimostrano appunto dei casi molto puntuali in cui non c'è possibilità di errore perché il monumento è talmente raro, è talmente unico che trovarlo in pittura e trovarlo, diciamo, tradotto realmente nella pietra, come nel caso di monumenti che vengono proprio dall'area messapica, che da questo punto di vista ci offre una straordinaria occasione di conoscenza anche per in relazione a Taranto, quello che a Taranto purtroppo è perduto e che troviamo invece attraverso l'attività di maestranze tarantine in territorio messapico, ecco, io credo che questo legame sia evidente. Nel caso del Naiscos, ovviamente, essendo una tipologia di monumento che non nasce in Magna Grecia, ma che ha degli ascendenti, diciamo, soprattutto nel mondo attico, nell'ambiente ateniese, l'ambiguità rimane. Nel caso del frontone, per esempio, con il tetto arbitrio, o nel caso di questi monumenti, si tratta appunto di un'esperienza architettonica che è talmente radicata a livello locale, occidentale, ma io greco, che direi che è inequivocabile il fatto che ci si riferisca a qualcosa che faceva parte effettivamente dell'esperienza visiva dei pittori. Grazie, questo proprio. Spero. Perfetto. Questa precisazione non avevo fatto bene. Grazie. Rapidamente volevo dire che a riprova di questa realtà di una complessa sperimentazione dell'architettura tarantina che noi abbiamo perduto, ci sono ritrovamenti
di Castro con i girali abitati, che tu hai visto, che abbiamo visto insieme, con i girali abitati, che sono uno dei motivi più diffusi della ceramografia aquila, no? Che noi avevamo conservato soltanto in alcuni piccoli rilievi che sono conservati. Invece abbiamo visto che invece a Castro, come a Taranto, ci dovevano essere delle balaustre alte quasi un metro e mezzo, con queste barocche manifestazioni del mondo floreale, eccetera. Quindi su questo bisogna, credo bisognerà lavorare. Adesso noi presenteremo questi articoli, su questi poi dovremo riflettere anche su questa. Però io penso davvero che ci sia una realtà di una capacità sperimentale degli architetti trentini e maggiorenzi in generale, che purtroppo si è persa nel grande naufragio della scultura e della pittura di Taranto. Grazie. Abbiamo un commento, quindi non sono maleducata, ma sto seguendo la diretta Facebook, quindi se mi vedete. Quindi Francesco Rossi che ci dice: una proposta di mostra e convegno sulla circolazione della ceramica a figure rosse, ceramografi tartari in 200 indigeni, con particolare attenzione anche alla Dania. Un saluto al mio maestro Francesco Dasi. Altre domande? Io sono un po' attirata da una distinzione, però quella a dottor Di Franco. Sì, già ho risposto prima, diciamo, alla questione, ma diciamo, so che lei è tradotto appunto Giovanna Giovine, quindi conosce molto bene i punti della, diciamo, dell'antiquaria, dell'edizione del 500 e 700. Io ho cercato un po' se esistesse un qualche. Pensavo ci fosse un rimando diretto ad un qualche personaggio noto nella tradizione antiquaria, nella tradizione di vita, cioè storica e tanto, ma in realtà non ho trovato nulla. Né un Salerno Sarkas, ma neanche il Tempio di Asclepio, in realtà, non è mai citato un Tempio di Asclepio. Quindi, dal momento che almeno io lo ricollegato, l'ho visto in questo modo qui, dal momento che il cerato era famoso per intrattenere i suoi ospiti raccontando della storia di Taranto attraverso le sue opere, quindi raccontava appunto di questi ritratti che erano provenienti dal famoso teatro di Taranto, che poi era l'antiteatro in realtà, penso che sia arrivato al punto di far incidere un qualche tempio, cioè una replica di un qualche tempio, inventando un nome. Inventando un nome di qualche tipo. No, ma era frequentissimo questa. Sì. A volte si richiamano dei nomi di personaggi famosi come Columella, per esempio, anche se poi l'iscrizione di Columella fosse originale, però c'erano anche altri nomi di personaggi famosi. Probabilmente qualcun altro invece che richiamare persone famose ha preso un nome comune, diciamo. Credo che sia più una cosa, a me sembra un nome dal test, perché ovviamente mi sembra un nome misto tra greco e latino, che non poi Asclepio appunto, che ovviamente è il nome greco del dio, però utilizzando le lettere latine, Tarentino, che poi il termine è latino, espresso in latino con caratteri latini e non greci. Quindi mi sembra, ovviamente nel mio articolo non potevo sviscerare tutta la roba, altrimenti sarebbe venuto libero, però diciamo che ci sono delle anomalie, ovviamente. Sembra ovviamente un tentativo maldestro, come spesso sappiamo capitava anche a Capecerato, di interpretare il passato.
stato, quindi credo che sia attribuibile a questo, non credo ci siano altre ideologie. Grazie. Ecco. Sì. Volevo spostare un attimo l'attenzione dal nome del dedicante alla scelta della divinità, che mi sembra interessante. C'è un riferimento in realtà di Giuliano Augusto, appunto all'esistenza, forse appunto di un santuario di Asclepio, comunque parla di Asclepio nella Fiera Taranto, e c'è una notizia che si riferisce ad un riferimento del XVIII secolo di un deposito di votivi anatomici da questa valle dell'Asinaro, che probabilmente si trovava nell'area dell'arsenale militare, che potrebbe riferirsi appunto sicuramente alla presenza del culto salutare, però appunto perché no, proprio a questo strepiere. Quindi mi chiedo se all'origine di questa scelta così peculiare possa aver influito anche una memoria da un lato letteraria e dall'altro legata invece ad avvenimenti reali e interpretati. Della comunicazione mi permetto di aggiungere un altro vettore di trasmissione delle iconografie, che nel nostro caso è proprio la moneta, soprattutto la moneta tarantina. Basti pensare al tipo del giovane a cavallo sulle monete tarantine, che ha una tale ricchezza di posture, di atteggiamenti, di raffigurazioni singole, doppie, giovanili, più grandi. Per cui molti hanno pensato che fosse simbolo o ricordo di raffigurazioni scultoree erano note. Un elemento interessante è che, guarda la coincidenza, l'abbiamo visto di recente lavorando su questo progetto di Specchia, proprio la raffigurazione della Nabates è presente sulle monete tarantine esattamente con la stessa iconografia. Ed è una cosa che ovviamente, che ce lo dice sempre questo tesoro, circolava tranquillamente in Messapia. Quindi quell'iconografia era nota, era anche in Messapia, lo sarà nota con queste monete, ed era sicuramente un, come dire, faceva riferimento probabilmente a una raffigurazione, perché abbiamo visto questa base, ma abbiamo visto anche i rilievi fittivi dai vari depositi puntuali studiati da Nicolis. Quindi era un'iconografia notissima, e uno dei vettori di trasmissione di questa iconografia è il vettore propagandistico migliore per definizione, che erano gli antichi, che era la moneta, che attraverso la moneta queste immagini giravano in tutto il mondo che quelle monete riuscivano a raggiungere. Quindi anche questo per me è un interessante vettore di trasmissione di queste raffigurazioni. L'opportunità di visitare e vedere questo tesoretto, però poi sarà con cadenza mensile
e permetterà, come in questo caso, di valorizzare i tesori mai visti dei depositi, quindi fondamentalmente mai esposti e soprattutto molto spesso addirittura inediti o fondamentalmente inediti. Quindi il 23 ottobre alle 20:30 vi preghiamo di prenotare, perché come sapete le norme Covid hanno ridotto il plafond e quindi altrimenti si rischia di non avere posto, insomma 32 sono i posti come questa sera. Quindi grazie e vi auguriamo una buona serata.